Corso con Stefano Molinari e Luigia Luciani. Intanto scusate, prima di proseguire c'è anche da segnalare che quant'è che stanno cercando Igor, o come diamine si chiama, saremo, quanto so, 5 giorni? Sei giorni, è veramente una cosa quasi sconvolgente, cioè se Rambo fosse durato a 6 giorni, cioè durato di meno Rambo, ecco, questa è una cosa che io non riesco a capire come non si faccia, come non si riesca a trovare un tipo che si nasconde in un'area, sempre che sia ancora là, francamente, in un'area estremamente ristretta come quella che viene setacciata da uomini perfettamente addestrati, molti dei corpi speciali. Insomma, nonostante tutto, nonostante l'impegno che sicuramente i 1000 uomini che stanno cercando Igor, come diamine si chiama, non ci stiamo facendo una bella figura, ecco, probabilmente si può dire questo, non ci stiamo facendo una grande figura, perché veramente, cioè, a parte che ha ammazzato 2 persone, poi forse ne ha uccise, intanto vediamo delle immagini, guarda, sembra una zona di guerra, guardate, ecco, veramente incredibile quello che succede nei campi intorno, tra l'altro, appunto, forze speciali, battaglione Tuscania, che operano come se fossero in Afghanistan, però contro un uomo solo, e non si riesce a trovare, è una cosa incredibile. Ma se questo fosse un terrorista, oppure un tot di terroristi in fuga, cioè, ma veramente qualche dubbio sulla, va bene, il rischio zero non esiste, ok, però almeno prendili. No, ci ragionavamo proprio l'altro giorno, anche perché credo che tu abbia già ricordato i numeri, no? Squadre composte da 150 uomini a turno, a volte arrivano ad essere anche 1500. Guarda, come in Afghanistan, come se operassero in Afghanistan, sono le stesse truppe che comunque sono state in Afghanistan, ecco, per sì, chi dirige queste operazioni, assolutamente sì, c'era un'intervista, se non sbaglio, proprio 24 ore fa sui principali quotidiani, con il racconto di un soldato che è stato anche in Afghanistan, peraltro, che sta dirigendo queste operazioni. Io soprattutto, sai, l'altro giorno facevo questa riflessione, lo facevo durante la trasmissione Chi l'ha visto, io sono un po' una patita di quella trasmissione, come sapete, ad un certo punto si è aperte, ma no, non ero ospite, no, perché non sono scappata, né non è scappato nessuno, però no, sono andata ospite in trasmissione più di qualche volta per vedere come lavorano, perché mi piace assolutamente. E comunque riflettevo proprio su questo: tante persone, ed è giusto che sia così, a cercare l'assassino di quell'uomo, è giusto, però il dispiegamento è notevole e magari ci vorrebbero anche tanti uomini in altrettante situazioni, Stefano. Comunque non lo riescono a trovare. Allora, intanto salutiamo e la ringraziamo proprio di default per la sua disponibilità, Pinuccia Montanari, assessore alla sostenibilità ambientale per Roma Capitale. Grazie di essere con noi, a questo punto anche buona Pasqua, direi. Grazie anche a voi tutti, buona Pasqua, assolutamente. Allora, insomma, c'è stata questa lettera dal Ministero dell'Ambiente, come riportato da fattoquotidiano.it. Sì, questa nota, diciamo, un po' inconsueta, nella quale appunto noi non avevamo ancora inviato al Ministero dell'Ambiente il nostro piano. Comunque il Ministero dell'Ambiente ha fatto, diciamo, con grande rapidità delle osservazioni, diciamo, che sul trattamento dell'organico noi abbiamo indicato, in effetti questo è un punto, diciamo, importante, cioè nel nostro piano prevediamo di trattare almeno circa, appunto, le tonnellate previste, e quindi circa 120.000 tonnellate, che però, insomma, noi possiamo tranquillamente, anzi abbiamo sempre ragionato almeno, appunto, dicevo, 120.000 tonnellate, ma arriviamo anche a 200.000 tonnellate nella nostra previsione impiantistica. E loro non ci credono che questo possa succedere senza l'utilizzo di nuove... il piano industriale di AMA, che sarà presentato proprio come piano industriale alla
fine del mese, i primi di maggio. Ecco, ma è vero che vanno chiesto nuove discariche e inceneritore? Sì, l'inceneritore. Sì, loro ritengono appunto che secondo la necessità, diciamo, di Roma ci sia una necessità di incenerimento per almeno 300.000 tonnellate. Come voi sapete, noi abbiamo, diciamo, una lettura diversa, soprattutto non riteniamo che la città di Roma debba essere sottoposta a questo tipo e che i rifiuti di Roma, che noi chiamiamo materiali post consumo, debbano essere sottoposti a questo tipo di trattamento, che è un trattamento sul quale noi abbiamo sempre espresso una posizione assolutamente negativa, proprio per i rischi per la salute e per l'ambiente dei cittadini, proprio a tutela della salute e dell'ambiente, della salute dei cittadini e dell'ambiente di un ecosistema che ha già sofferto di anni appunto di scariche. E quindi, ecco, da questo punto di vista noi riteniamo essenziale invece investire in tutto il processo, come ci dice la Commissione Europea e come dice anche la nuova normativa europea che è stata approvata, che riguarda l'economia circolare, cioè dai materiali post consumo occorre invece recuperare risorse, materie prime e seconde per avviare nuovi processi industriali e anche nuovi posti di lavoro per i giovani. Ecco, assessore, tornando proprio su questo documento che in qualche modo lei ha definito irrituale, abbiamo parlato anche con l'estensore dell'articolo, è irrituale nella forma, nella sostanza? Ci pare di capire di sì, insomma, perché è anche un'ingerenza politica? Ma guardi, in effetti io sinceramente in tanti anni di esperienza anche amministrativa un commento così immediato rispetto alla presentazione di un piano, che è un piano, è vero, della città capitale, ma è un piano comunque di una città, raramente ho visto, diciamo, che il Ministero dell'Ambiente interveniva. Ecco, noi più che altro che siamo e vogliamo lavorare in sinergia con tutte le istituzioni, quindi abbiamo un'idea e un modello istituzionale che prevede la sinergia con la regione. Anche la regione ha espresso un'opinione assolutamente contraria, almeno nei colloqui che noi abbiamo avuto rispetto agli inceneritori. Ecco, quindi c'è eventualmente una pianificazione regionale e credo che nell'ambito della pianificazione regionale su questo avrebbe avuto più senso magari un'espressione da parte di un ministero, ma in tutti i casi io penso che per quanto riguarda le pianificazioni delle città esistono anche degli strumenti di altra natura con i quali è possibile poi creare, come dicevo, delle sinergie istituzionali che sono importanti, e noi infatti abbiamo nella risposta rivendicato che questa sinergia dovrebbe tradursi da parte del Ministero dell'Ambiente, oltre che a pensare di applicare l'attuale normativa europea e anche le indicazioni che provengono proprio dall'economia circolare, favorendo in tutto il nostro paese, quindi in tutta Italia, questa dimensione industriale del riciclo ecoefficiente. Noi siamo un paese italiano che è assolutamente arretrato sul riciclo ecoefficiente. Noi vogliamo dare un segnale in questa direzione proprio in applicazione delle normative europee. Ecco, assessora, ma parlando proprio di segnali, questa lettera, questa nota del Ministero dell'Ambiente è il segnale che siamo in campagna elettorale? A livello nazionale. È probabile che tutto quello che sta succedendo un po' oggi, di questa esasperazione nei confronti anche un po' della città di Roma amministrata dai 5 Stelle, appunto, sia espressione di una situazione politica di questa natura. Però io ritengo che occorra veramente avere, ed è quello che cerchiamo di fare, una grande attenzione alla dimensione istituzionale, perché noi parliamo di questioni che riguardano appunto i cittadini e il futuro dei cittadini e il futuro del nostro paese. Quindi ovviamente ci sono anche delle visioni politiche diverse, perché certamente noi siamo appunto contrari assolutamente a questa logica, che è ancora vecchia, perché è la logica che vede il processo di gestione dei rifiuti a partire dall'ultima fase del processo, mentre invece la Commissione Europea ci dice lavorate per la riduzione
quindi stabilisce una gerarchia nella gestione dei rifiuti, materiali post consumo, e dice: lavorate per la riduzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo. Questo è il secondo pilastro della gerarchia europea, che l'europea ci dice deve essere il nostro faro di riferimento. Preparazione per il riutilizzo cosa significa? Significa appunto lavorare anche per avere appunto un ciclo di vita dei prodotti che valorizzi il prodotto solo alla fine, quando di fatto siamo alla conclusione, certo, del processo, ma all'inizio del processo. Quindi questa è un po' la prospettiva che noi riteniamo fondamentale appunto come amministrazione capitolina. Due domande tecniche, assessore. La prima, perché nell'articolo che abbiamo citato oggi ci sono anche delle risposte, in questo caso della deputato Movimento 5 Stelle Stefano Vignaroli, quindi le chiedo lumi su queste cose. Invece di parlare di inceneritori e discariche, in riferimento a quella, alla lettera ovviamente del governo, che non sono neppure di sua competenza, il Ministero dell'Ambiente pensa a finanziare la raccolta differenziata di Roma Capitale, visto che deve ancora i fondi stanziati dal 2012, e parliamo di parecchi milioni di euro. Le chiedo se è così e di quanti soldi parliamo. Sì, le allego un'altra domanda. Di 12 milioni di euro. Noi abbiamo fatto un incontro con la sindaca Raggi presso il ministro, con il ministro. Il ministro ci aveva assicurato che avrebbe effettuato insomma questo versamento al comune di Roma. Doveva essere fatto un addendum, visto da parte del ministero, e quindi doveva essere completato un iter, e noi siamo in attesa ormai da diversi mesi, cioè dal tempo dell'insediamento del sindaco Raggi, di questi fondi. Ci era stato promesso che in 15 giorni dopo questo incontro sarebbero arrivati questi fondi che ci aiutano a intraprendere il percorso della raccolta porta a porta. Noi ancora non li abbiamo visti, però confido che quanto ha dichiarato appunto il ministro adesso si possa attuare davvero in 15 giorni. E l'altra questione che le chiedo, visto che lei ha parlato di differenza di vedute e il collega diceva è anche una questione politica, dunque al governo chiede discariche e inceneritore. La posizione vostra mi sembra chiara, la posizione della regione, sintetizzo, no all'inceneritore, sì alla discarica. In mezzo ci sono discariche di servizio, ovviamente. In mezzo, come ovviamente ogni volta che tocchiamo questi temi, inutile dirglielo, arrivano tanti messaggi, assessore, così come vale l'assessore discorso anche per il trasporto pubblico, in mezzo ci sono i cittadini, quindi c'è un'altra volta un braccio di ferro, perché se la regione ha una posizione e poi dovrebbe spettare la regione l'ultima parola. Con la regione diciamo che condividiamo il percorso sia della riduzione che della raccolta differenziata, che della parte diciamo finale dell'impiantistica sostenibile. Non condividiamo la distanza di servizio, e penso che questo è con i cittadini una valutazione che stiamo facendo e abbiamo fatto, perché riteniamo che anche quello che resta dalla raccolta differenziata debba essere comunque valorizzato attraverso le cosiddette fabbriche dei materiali, e qui anche in questo caso diciamo cerchiamo di andare oltre e di spingere molto sulla raccolta differenziata. Quindi a nostro avviso il territorio di Roma non può più essere, come dicevo prima, ferito da questa basta andare a vedere la discarica di Malagrotta, che cos'è, quali problemi ancora oggi ha la discarica di Malagrotta, per la quale occorre anche appunto il completamento del capping, e quindi mettere tra l'altro una riserva ma poi basta vedere la discarica di Castelverde, sono 17 anni che deve essere completata, e i cittadini le cui case insistono sulla discarica di Castelverde sono ancora lì che aspettano appunto questi procedimenti, che noi stiamo invece cercando tra l'altro fare in modo che vengano completati. E quindi da questo punto di vista io penso che sia molto importante tra l'altro comunque non buttare di nuovo a nascondere questi rifiuti, ma passare da un'economia lineare, che è quella che crea valore perso,
valore perso, certo. Invece no, ma sui principi credo che sia un... che crea valore, ma i principi devono essere i principi sono tutti d'accordo, ecco, però se, leggendo quelle note del Ministero dell'Ambiente sembrava che diciamo questo tipo di obiettivo assolutamente condivisibile, io non credo che ci sia nessuno in Italia che sia contro questi obiettivi da raggiungere, fosse un po' troppo lontano. Di inceneritori ovviamente non è assolutamente d'accordo, perché chi ha costruito degli impianti che costano milioni e milioni di euro adesso ovviamente li deve anche alimentare con i rifiuti, e invece noi quindi non è un discorso allora lei sta dicendo tanto per economico cerchiamo di essere chiari per i nostri ascoltatori, no, però allora praticamente dice non è una questione di quanto tempo ci vuole per raggiungere questi obiettivi, ma proprio che al Ministero dell'Ambiente non condividono questi obiettivi. Un inceneritore ci vogliono tanti anni quanti per realizzare i nostri obiettivi del piano, quindi si tratta di fare una scelta strategica, cioè non è una scelta immediata, è una scelta strategica, il tempo è lo stesso, quindi a questo punto noi diciamo facciamo una scelta strategica, facciamo nella direzione giusta, anche perché verranno a cercare i rifiuti di Roma, Roma sarà la riserva di ricchezza, perché quindi nonostante la forma il Ministero dell'Ambiente che giudica ambiziosi questi programmi, questi obiettivi da raggiungere, però non li condivide, lei sta dicendo questo, no? Praticamente. Beh, comunque ha dimostrato con anche altre dichiarazioni del passato perseguire la politica ancora oggi degli inceneritori, cosa che noi non intendiamo perseguire proprio perché noi vogliamo attenerci a quelle che sono le indicazioni europee, dove veramente il ricorso all'incenerimento è una, diciamo, un'ultima soluzione, ma sicuramente non strategica. E la Commissione europea dà delle indicazioni invece oggi molto forti, rafforzate, come dicevo, da questa importantissima direttiva e da questa importantissima, diciamo, prospettiva aperta dall'economia circolare, che è centrale, insomma. Un'ultima domanda, in realtà, per rispondere se può, ovviamente, assessore, ad una domanda che ci arriva da un ascoltatore, ad un quesito che ci arriva da un ascoltatore. Lavoro per un'importante azienda italiana con sede in Roma e per una questione di immagine è nata l'esigenza di ripulire un tratto di strada comunale da rifiuti, piante infestanti e terra da riporto. Abbiamo proposto al municipio di competenza di eseguire i lavori a nostre spese ed abbiamo già individuato la ditta che è in condizione di effettuare i lavori, ma abbiamo difficoltà ad avere i permessi dell'amministrazione. A chi possiamo rivolgerci per avere un aiuto per il rilascio delle autorizzazioni, posto che si possa fare, assessore? Io non lo so, quindi chiedo a lei. Lì dipende sempre naturalmente dalle competenze. Noi stiamo cercando con il nuovo, tra l'altro, regolamento del verde e con i nuovi regolamenti anche appunto sulle di essere, diciamo, molto più rapidi anche in tutti questi percorsi. Consideri però che Roma, diciamo, ha un passato recentissimo di pratiche, diciamo, di affidamenti diretti che poi sono sfociati in mafia capitale, quindi è ovvio che oggi tutti i dipartimenti hanno una grande attenzione nel rispettare rigorosamente le norme, come è giusto che si faccia. Nel rispetto della norma bisogna cercare comunque di accelerare quanto più è possibile attraverso l'approvazione di regolamenti o di altro quelle che sono le procedure, proprio perché a mio avviso il contributo dei cittadini e delle aziende deve essere importantissimo e deve essere valorizzato al massimo. Assessora, nel salutare e quindi noi ringraziamo coloro che si attivano, veramente candidano a col sì, assolutamente, vogliamo però rendere anche loro la vita più facile, certo. E c'è anche un assessorato, si chiama Roma Semplice, che cercherà di aiutare proprio tutti questi percorsi. Allora la saluto con questo messaggio che arriva da Claudio, che fa una domanda retorica, però gliela pongo ugualmente. Allora, buonasera assessora, le risulta che il Ministero dell'Ambiente con le amministrazioni precedenti sia stato così severo e zelante e interessato alla questione? No, non mi risulta. Perfetto, gli abbiamo risposto. Buona Pasqua, assessore. Grazie. Buon lavoro. Altrettanto a tutti voi, auguri. Grazie.